Buonasera e ben ritrovati al Prima TG. Andiamo subito con la prima notizia. Dopo il grande successo del Vaccine Day del 27 dicembre, arriverà entro la giornata di domani, martedì 29 dicembre, il secondo carico delle 450.000 dosi del vaccino Pfizer partite in queste ore dal Belgio. A quanto si apprende, non si esclude che anche a causa delle avverse condizioni meteo e della bufera di neve che si è abbattuta su moltissime città italiane, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani. La Pfizer consegnerà le dosi con i propri messi in oltre 300 punti sparsi in tutto il paese. Ha garantito che per l'Italia non c'è nessun ritardo e il piano di consegna andrà avanti come previsto, cosa che invece non è avvenuto in Spagna, dove l'arrivo di 350.000 dosi del vaccino previsto per oggi è slittato alla giornata di domani. E a proposito di condizioni climatiche sfavorevoli, da stanotte sull'Italia si è abbattuto il freddo polare, il gelo ha colpito moltissime città del nord, tra cui Milano che si è svegliata completamente imbiancata dalla neve. Intanto allerta meteo gialla, chiamata dalla Protezione Civile Regionale in Campania, partita alle ore 18 di stasera e valevole fino alle 18 di domani, 29 dicembre. Infatti si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o possibili isolati temporali anche intense, mare prevalentemente agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte, venti forti o molto forti. Sono già numerose le segnalazioni di problematiche riguardanti il forte vento che sta imperversando nella città di Caserta o in tutta la provincia. I vigili del fuoco sono a lavoro per scongiurare guai ben peggiori. Bollettino coronavirus nazionale, sono 8.585 i nuovi casi su tutto il territorio, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. I tamponi effettuati sono stati 68.681 per un'incidenza che scende al 12,49% rispetto al 14,88% della giornata di ieri. Si segnalano dal bollettino anche 445 decessi e 14.675 guariti. In calo anche le terapie intensive, sono 15 i posti letto occupati in meno rispetto alla giornata di ieri, mentre aumentano ancora per il secondo giorno consecutivo i ricoveri ordinari per coronavirus, 361 in più rispetto alla giornata precedente, per un totale di 23.932 persone ricoverate in tutto il paese per la pandemia. La regione che segnala il maggior numero di casi è il Veneto con 2.782. Sono invece 433 i contagi da coronavirus nella regione Campania nelle ultime 24 ore. Secondo l'ultimo bollettino dell'unità di crisi, i tamponi effettuati sono stati 4.650, l'indice di incidenza è del 9,31%. Dal bollettino si segnalano anche 1.179 guariti e 33 decessi, di cui 15 avvenuti nelle ultime 48 ore e 18 nei giorni precedenti, ma contabilizzati solo nel bollettino odierno. Situazione posti letto, scendono sotto i 100 i posti occupati in terapia intensiva, sono infatti 98, mentre nei reparti Covid ordinari sono 1422 posti occupati su 3160 disponibili. Il Presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni stamattina facendo il punto della situazione vaccini in Italia. Ha detto: sono fiducioso per la campagna vaccinale, l'obiettivo è effettuare 140.000 vaccini al giorno entro la fine dell'estate, il 70% degli italiani sarà sottoposto al vaccino, ma fino ad allora serve prudenza e rispetto delle regole. Ritorno alla normalità direi settembre, ma non tanto prima, tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini, dalla messa in punto della macchina organizzativa e della disponibilità di ognuno di noi di vaccinarsi. E nel 2020, a causa del coronavirus, c'è stato un crollo dei consumi del 10,8%, pare una perdita di 120 miliardi di euro sul 2019. Si stima la chiusura definitiva di più di 390.000 imprese del commercio non alimentare dei servizi, a fronte di 85.000 nuove aperture. Pertanto la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe quasi di 305.000 imprese. La valutazione di Confcommercio, che ha elaborato i dati in Movi Imprese e Unioncamere, secondo l'ufficio studi di Confcommercio, delle 240.000 imprese sparite dal mercato a causa della pandemia, 225.000 si perdono per un eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra i servizi di mercato, che si riducono del 13,8% rispetto al 2019, mentre nel commercio rimane più contenuta ma comunque elevata e pari all'8,3%. Tra i settori più colpiti nel commercio ci sono abbigliamento e calzature, meno 17%,
7%, ambulanti meno 11,8% e distributori di carburante meno 10,1%. Si registrano anche perdite ingenti per le agenzie di viaggio meno 21,7%, bar e ristoranti meno 14,4% e trasporti meno 14,2%. Si stima anche la chiusura di circa 200.000 professionisti tra ordinistici e non ordinistici operanti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi. E tutta la filiera del tempo libero che tra attività artistiche, sportive e di intrattenimento fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la spartizione di un'impresa, una sparizione di un'impresa su tre. La notte scorsa la squadra mobile del commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, al termine delle indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Napoli, con l'ausilio del personale del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza e del Gruppo Esplorazione Aereomaittica della Guardia di Finanza, ha proceduto alla cattura del latitante di Martino Antonio, destinatario dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal GIP di Napoli, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Di Martino è considerato il vertice dell'omonima organizzazione criminale, operante principalmente nel territorio a ridosso dei Monti Lattari e in particolare nei comuni di Gagnano, Pimonte e Castellammare di Stabia. Il ricercato è sfuggito a vari tentativi di cattura da parte delle forze dell'ordine, sin dal 2013, quando si diede la fuga dopo aver violentemente aggredito una pattuglia dei carabinieri. Invece nel 2015 riuscì a sfuggire una pattuglia stradale lanciandosi nel vuoto da un cavalcavia. Nel 2018 si è sottratto all'ordinanza di custodia cautelare gettandosi nel bosco adiacente la sua abitazione. Dopo lunghe indagini gli agenti hanno scovato il latitante ancora nel territorio di Gragnano, che visitava abitualmente, ha tentato ancora la fuga rifugiandosi nell'area boschiva adiacente l'abitazione ed è stato rintracciato dopo 2 ore di perlustrazioni. Sono 58 i nuovi positivi nella provincia di Caserta al coronavirus, secondo l'ultimo bollettino pubblicato dall'ASL provinciale, che risente del calo dei tamponi effettuato nei giorni festivi. Infatti i test sono stati solo 519 per una percentuale di incidenza che però tende ad aumentare all'11,17%, quasi 3 punti percentuali rispetto alla giornata di ieri. Si segnala inoltre dal bollettino dell'ASL provinciale anche 162 guariti e 7 decessi. Il maggior numero di positivi attuali è situato nel comune di Aversa con 397 casi attivi, Marcianise con 309, Maddalone con 274 e Caserta con 271 casi attivi. Padre e figlio minori accoltellati per rapina a Portico di Caserta è accaduto ieri sera dopo le 23, secondo quanto racconto dei carabinieri dei due congiunti. L'aggressione sarebbe venuta all'esterno della loro abitazione. Padre 47enne e figlio di 14 anni, appena usciti, sarebbero stati avvicinati da un uomo con il volto coperto che ha chiesto loro dei soldi, ricevendo però un netto rifiuto. L'aggressore ha quindi estratto un coltello colpendo il padre all'addome e il figlio minore al braccio destro. Entrambi si sono recati all'ospedale di Caserta con ferite comunque non gravi. Il genitore è rimasto ricoverato per un attack, il minore è stato medicato e dimesso poco dopo. I carabinieri hanno acquisito delle immagini da telecamere di videosorveglianza, la cui visione potrebbe chiarire quanto è accaduto. Una rissa in un cantiere rifiuti a Castel Volturno, sulla strada provinciale 333 in direzione di Grazzanise, sarebbe potuta finire in tragedia. Un uomo di 60 anni del posto, sorvegliante e coordinatore responsabile di automezzi, è stato aggredito da un altro dipendente di 30 anni, il trentenne prima inveito contro il capo, poi ne è nata una colluttazione finita tra graffi e pugni al volto, che non ha avuto un tragico epilogo grazie all'intervento degli altri dipendenti. Il giovane non riusciva a placarsi e si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della stazione di Pineta Mare. La vittima si è recata presso il pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Castel Volturno per farsi medicare, esporgendo denuncia. Il trentenne è stato subito allontanato dal lavoro, non nuovo a questi incresciosi episodi. E passiamo adesso allo sport. In primo piano il Napoli, gli azzurri saranno impegnati il 3 gennaio nella trasferta di Cagliari. Gattuso dà uno sguardo all'infermeria e potrebbe recuperare per il match Kalidou Koulibaly, mentre Osimhen è ancora in dubbio, resta da valutare. L'attaccante ex Lille infatti migliora le sue condizioni, ma potrebbe non essere rischiato e tornare direttamente il 6 gennaio contro lo Spezia. Diversa invece la situazione di Dries Mertens, il belga salterà sicuramente le prime 3 partite dell'anno. Gattuso spera di trovarne in Coppa Italia con
contro l'Empoli o la domenica successiva. Intanto i presidenti di Napoli, Juventus, Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli hanno avuto un incontro a Firenze presso l'Hotel Four Seasons. I due massimi dirigenti hanno avuto modo di confrontarsi sulla questione dei diritti televisivi di mercato, dato che l'attaccante Arkadiusz Milik interessa molto alla Juventus, e soprattutto per decidere una possibile data per la sfida dell'Allianz Stadium, dopo che il Collegio di Garanzia del CONI ha deciso che il match doveva essere giocato. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento con l'informazione di Teleprima continua domani mattina alle 6.55 con la rassegna stampa, buona serata e buon proseguimento con i programmi di Teleprima.